tante serate al Fulmine. Grazie a tutti per essere venuti a questa serata, e questa è più o meno l'unica cosa gentile che vi diremo stasera, perché il resto vi tratteremo malissimo, perché fa parte della selezione. Per chi non ci dovesse conoscere, io sono Vittorio Bertola, consigliere comunale di Torino, e lui è Paolo Carez, consigliere circoscrizionale della sesta circoscrizione di Torino, cioè quelle che vi trovate. Loro avevano appunto la sala per la riunione di circoscrizione questa sera, ma avevo bisogno di fare questa riunione un po' in fretta. Gli abbiamo fregato la sala e loro molto gentilmente ci hanno concessa. C'ho tutta la scaletta, ho una lunga lista di cose da dirvi, per cui provate un po' io e poi dopo avremo di parlare voi i candidati. Allora, la prima cosa che volevo dire è esattamente questo, cioè, visto che magari non è chiaro a tutti, anche dai messaggi circolati, qual è lo scopo di questa riunione, di cosa dovremmo parlare e di cosa non dovremmo parlare. Intanto, lo scopo della riunione è vedere per una volta in faccia tutti i candidati e discutere con i candidati di una serie di questioni organizzative, quindi dirvi un po' di cose che forse già sapete, insomma, che noi come delegati in vista vorremmo comunicarvi. E poi discutere con voi essenzialmente come proseguire la cosa nei prossimi giorni. Quello che non è questa serata è una serata per conoscere i candidati, fare domande ai candidati, per i candidati promuoversi e fare una bella campagna promozionale. Non è questo lo scopo della serata, anche se qualcuno ha scritto l'opposto, ma semplicemente perché adesso ne discuteremo, poi sarà per il corso della discussione. Non è così facile immaginare una serata con i candidati che poi diventa tutte uguali possibilità a tutti di parlare, di farsi rispondere, eccetera, e che sia comprensibile in un tempo accettabile, perché purtroppo io ho registrato con il forum che ho fatto girare un po' più di 40 candidati al momento, ma sono convinto che ne mancano ancora parecchi, quindi secondo me alla fine saranno 60-70 candidati. Molti li scopriremo solo quando si comincerà a votare, verrà pubblicato finalmente l'elenco. Però quindi insomma, se già solo volessimo fare una domanda e far parlare 3 minuti ogni candidato, faremmo una cosa di 3 ore, 4 magari con i cambi, la gente che sta scende dal microfono. Per cui capite che fare dei confronti diventerà un po' difficile, però ne discuteremo un po' più tardi. E inoltre, un'altra cosa che questa serata non è una serata per discutere le regole con cui si votano i candidati, perché ci sono certi requisiti e così via. Cioè, se qualcuno vuole sfogarsi, ci sono state ampie polemiche in questo mese da quando sono state annunciate in rete, perché ho discusso varie volte, non vogliamo impedire la discussione delle regole che ha messo Beppe Grillo, però onestamente al punto in cui siamo mettersi a discutere è abbastanza improduttivo. Per cui se qualcuno ha piuttosto delle domande di chiarimento, eccetera, vuol dire, volentieri, però eviteremo che la discussione si sposti su si poteva fare in un altro modo. Personalmente anch'io penso che si potesse fare in modo molto diverso, ma ognuno ha le sue idee, insomma, non è molto produttivo avere questa discussione. Noi abbiamo cercato di raccoglierli, il motivo per cui non abbiamo fatto una riunione come questa già magari un paio di settimane fa, come ha fatto l'alta circoscrizione di Piemonte 2, e che noi non abbiamo idea di chi sono i candidati, non so, ma a Torino c'è stata una situazione molto particolare, molto problematica, perché secondo la regola pubblicata da Grillo si potevano candidare non solo i candidati, gli ex candidati delle liste comunali, ma anche gli ex candidati delle liste di circoscrizione. Però a quanto pare non avevano capito, cioè lo Stato di Grillo non aveva previsto che ci fosse questa roba degli ex candidati di circoscrizione, quindi non aveva neanche un elenco, non aveva minima idea di chi fossero. Quindi ci è voluto dire già una settimana a capire, mandargli gli elenchi, far capire che c'erano anche queste persone, rispondere a tutte le probabilmente di loro, tra l'altro stiamo parlando di credo 100-150 persone, di loro hanno cominciato a mandare mail per il forum, insomma c'è stato tutta una serie di problemi, per cui gli ultimi candidati sono le ultime persone che ancora ieri hanno scritto lo staff dicendo ma questo qui ha la vetabilità, c'è qualcuno qui in sala che è stato abilitato ieri, per cui lo staff credo che ancora oggi, forse domani mattina, andranno a aggiungere qualche candidato di gente che è rimasta indietro con mail, che gli stiamo mandando e così via. Quindi non solo non ci hanno comunque voluto dare un elenco di candidati per motivi che magari discuteremo in seguito, ma comunque non esisteva nemmeno, perché nonostante sia passato ormai quasi un mese dall'annuncio, erano ancora persi nelle migliaia di mail che hanno ricevuto con tutti i problemi che ci sono stati, che sono probabilmente inevitabili i problemi di gioventù, perché è la prima volta che si tenta una cosa del genere, probabilmente non avevano neanche previsto la complessità della cosa, però questo ci ha sostanzialmente impedito di organizzare una riunione, anche perché noi pensavamo che una riunione avrebbe dovuto essere ufficiale per tutti, quindi avendo un elenco ufficiale di candidati, convocando tutti, vuole che tutti ci potessero essere, magari con un congruo ufficio, eccetera. Dopodiché, quando abbiamo capito che l'elenco non c'era, non ci sarebbe stato, avremmo aperto il voto con chi c'era, allora abbiamo detto, meglio comunque farne una prima, piuttosto che non farne niente, e allora in 2-3 giorni abbiamo cercato di organizzare questa serata, quindi ci spiace se qualcuno l'ha saputo all'ultimo, non può venire, eccetera, eccetera, non è che non venendo stasera, cioè non c'è nessuna penalizzazione per chi non viene stasera, però chiaramente abbiamo pensato che fosse il caso almeno di vederci tra noi. Quindi io tra l'altro non so se tutti i candidati che ci sono qua in sala
Credo che qui il grosso siano candidati, c'è credo anche diversa gente non candidata, la riunione è aperta naturalmente, però credo che non credo che tutti i candidati abbiano compilato il modulo che è stato fatto circolare nei modi che siamo riusciti a trovare per lasciare i propri dati. Effettivamente da lunedì probabilmente questo modulo ci servirà di meno, perché dovrebbe, speriamo, comparire una lista ufficiale di candidati che ci permetterà magari di inseguire le persone. Però scorrendo la lista di quelli che appunto della quarantina abbondante che si sono dimostrati finora, ci sono diverse persone che io non ho mai sentito nominare in nessun modo, anche se tutto nel salito lì, no? Cioè mai candidate, mai viste, eccetera. Poi ho scoperto alcuni sono registrati che sono persone che abitano a Torino, ma per un motivo o per l'altro sono state candidate in paesi comuni nel circondario. Però comunque insomma diciamo che è un po' difficile anche per noi gestire la situazione, perché mentre bene o male le persone di Torino le conosciamo, quelle di fuori sono sconosciute, e per questo dovremmo comunque cercare di avere una lista di contatti aggiornata per qualunque evenienza, in modo da conoscervi tutti. Quindi se c'è qualcuno che è qui e che non ha ancora compilato il modulo online che vi ha messo al volo sul sito per raccogliere i dati, qualcuno dei candidati ovviamente, è pregato poi magari di venire qui un attimo, la chiavetta la possiamo fare, comunque di lasciarci i suoi contatti. Comunque, quindi questa è la parte sui contatti. Tra l'altro al modo online ci sono state anche un paio di persone che hanno scritto magari non ci siamo candidati, ma secondo noi sono sbagliate le regole, dobbiamo candidarci, però mi spiace, non potete candidare, vi verrete eliminati dalla lista, grazie per lo sforzo di compilare il modulo, ma non serve a niente. Poi il terzo punto, io ho una lista di una decina di punti, quindi parlerò per un po' poi alla fine di dare una parola. La cosa che ci tenevo a dire, forse non so quanti di voi si sono candidati con cognizione di causa, quanti di voi si sono candidati un po' dicendo che bello vado a Roma a divertirmi, eccetera. Però l'appello che mi sento di fare, poi non so se qualcuno vuole aggiungere, anche tu, se poi vuoi parlare, dimmelo, diciamo, anche passando dall'esperienza di chi è stato appunto già da un anno e mezzo consigliere, quindi in un'istituzione, e che vi aspetta una vita un po' più difficile di quello che vi aspettate, sicuramente. Nel senso che voi avrete già una situazione, diciamo, privilegiata rispetto a tutti gli altri del movimento, perché almeno avrete uno staff, avrete uno stipendio più che discreto, anzi direi buono per i tempi che corrono, dei fondi aggiuntivi, le spese pagate, come avrete una serie di risorse che a parte forse i consiglieri regionali, ma neanche loro, nessuno del movimento ha. Però in cambio vi verrà chiesto di fare un grosso lavoro e di essere disponibili. Diciamo che scoprirete che le aspettative che ha la base del movimento e in generale i cittadini verso i diretti del movimento sono veramente molto alte. Spesso vi arrivano anche delle richieste rispetto a cose che voi non potete fare, non sono di competenza del vostro organo, anche perché non è che tutto è competenza del Parlamento, nonostante sia l'organo più alto all'interno dello Stato italiano, e quindi insomma vi troverete sommersi di richieste di contatto, di incontro, quindi dovrete dedicare sicuramente una grande parte del vostro tempo a essere disponibili con le persone, poi ognuno naturalmente a seconda del suo carattere, della sua voglia farà più o meno. E dovrete rispondere di tutto quello che fate, nel senso che sarete sotto la lente di ingrandimento, quindi non solo ci sarà tutto il mondo dei media che aspetterà il primo passo falso di un primo eletto del Movimento 5 Stelle per montare un caso, e quindi dovrete stare molto attenti a non fare mai neanche il minimo errore, la minima concessione, magari una compromessa, così. Però appunto la stessa base del movimento probabilmente dovrà rompervi le scatole all'infinito, per cui insomma io sono molto contento che ci sia tutta gente che si è offerta. Spero che abbiate tutti calcolato bene l'impatto che questo avrà sulla vostra vita, anche perché poi vuol dire lasciare il lavoro, trasferirsi a Roma, non so con la famiglia, cioè queste decisioni personali, però comunque avrà un grosso impatto sulla vostra vita personale, poi avrete l'impatto successivo che è quello poi di rientrare nel mondo del lavoro, quindi poi qui dipende molto dalle situazioni dei singoli, però anche questo sarà una cosa che dovete mettere in conto, che potrebbe non essere semplicissima. Quindi detto sono questo avviso che a riflettere, perché fino a lunedì siete in tempo di chiamarvi fuori, dopo no, per cui adesso no, nel senso che poi nel momento in cui saranno compilate le liste c'è bisogno di candidati, per cui non è che appunto, poi all'ultimo momento c'è gente, specialmente chi magari dovesse finire nelle parti basse della lista e quindi non avere grosse, se rimane la direttore attuale, cosa è un grosso punto interrogativo, non avere grosse speranze di elezione, poi dice vabbè non vengo più, mi tolgo, comunque il messaggio importante che vorrei far passare è che dobbiamo cominciare a ragionare tutti come gruppo, perché comunque questo è un progetto di gruppo. Se avete capito lo spirito delle regole con cui vi è stato promesso di candidarvi, ecco, lo spirito non è tanto meritocratico. Poi chiaramente cercheremo di, cioè lo scopo di questo processo di selezione è anche capire chi di voi magari più adatto di altri a fare questo genere di attività nelle istituzioni, quindi per le competenze, capacità di capire le cose, di presentarsi in pubblico, di parlare, cioè, c'è tutta una serie di fattori che poi ogni votante valuterà.
Ecco, però lo spirito delle regole non è meritocratico, nel senso che non si è puntati a scegliere in assoluto le persone più conosciute, più valide, più preparate, cioè, si è puntato a scegliere persone che avessero già dimostrato di mettersi a disposizione del movimento e volessero mettersi a disposizione di nuovo del movimento. E quindi si è cercato di premiare, diciamo, la fedeltà probabilmente è brutta, però l'idea è sostanzialmente la fidelità, sperando che in questo modo le persone che vengono scelte siano persone che perlomeno abbiano un po' di esperienza di movimento e non abbiano tante intenzioni, si spera, perché qualcuno sicuramente lo farà, di tradirne lo spirito e così via. E questo vuol dire che sostanzialmente nessuno di voi viene scelto perché è considerato un genio della politica, un genio delle sue competenze, eccetera. L'idea è che voi andiate lì veramente come di portavoce a lavorare in rete con una rete più ampia di contatti di persone che lavorano con voi, e quindi capiate appieno il fatto di dover rappresentare l'opinione di un gruppo più grosso, invece che presentarvi voi come salvatore della patria, che poi avete delle idee su tutto, delle competenze su tutto, e lavorando da soli risolverete tutto. E per questo che adesso inevitabilmente viene il momento della competizione, e chiaramente chi si mette in gioco in un modo del genere vuole uscire da vincitore, per cui è perfettamente legittimo che ognuno di voi nei prossimi giorni cerchi di mettersi in mostra, di ottenere consenso, simpatia, farsi votare, vincere la selezione, arrivare in cima alla lista e andare a Roma. Però il messaggio che veramente io voglio lanciare a tutti è di ragionare dal punto di vista che poi un minuto dopo che sarà finita la selezione sarà formata le liste e dovremo per forza lavorare tutti insieme. Sicuramente, tra l'altro, col sistema elettorale dopo l'attuale, se non cambierà dopo le elezioni, non ci sarà più nessun motivo di competere, perché le posizioni sono fissate, non è come alle elezioni comunali o regionali dove ci sono le preferenze, quindi c'è comunque una concorrenza interna tra quelli che sono più in lista, perché ognuno può prendere le più preferenze dell'altro. Poi non si sa se adesso verrà modificata la legge elettorale, quindi se verranno introdotte le preferenze. Diciamo che il PD, che è il partito in questo momento più grosso, pare contrario, però anche tra loro ci sono un milione di posizioni diverse, poi dipende anche se sarà per Sanchez, ovviamente, ci sono tutta una serie di giochi politici in atto, però diciamo non siamo così sicuri che la legge elettorale verrà modificata, però onestamente non lo sa nessuno cosa verrà fuori. Quindi può anche darsi che ci siano le preferenze, in questo caso diventerà ancora più importante gestire la competizione, che comunque ci sarà di nuovo inevitabilmente per quelli che saranno in lista, e cercando di mantenere una competizione produttiva, cioè che comunque la faccia il bene del movimento e spinga le persone, magari a sbattersi per cercare voti, quindi portare voti al movimento, ma non a coltellarsi col vicino per prendere i voti di lui, sottraendoli. E siccome siamo già passati in queste vicende, almeno a livello di Torino, che c'è un'elezione comunale di Torino, è già un'elezione su una scala non più grossa di quelle magari per chi viene da fuori di una città anche piccola, quindi una lezione molto, diciamo, mediatica e basata anche sulla concorrenza mediatica, e grazie a quell'esperienza dovremmo cercare anche un po' di controllare queste dinamiche, perché noi le abbiamo vissute in prima persona, sono state complicate da gestire già per una lezione complicata comunale, immaginiamoci per una lezione al Parlamento. E quindi una delle cose che poi magari discuteremo un attimo, se abbiamo il tempo, sarà se vogliamo avere delle regole di qualche genere, detto che noi qui né noi né voi siamo autorizzati a fissare regole per il movimento, ma possono esserci degli accordi, diciamo, tra i candidati, che poi si dice sottostiamo tutti insieme, cioè una specie di gente menadino, almeno a rispettare certi principi, quindi che ognuno si comporta come vuole, però considerate che per ottenere i voti dovete anche essere stimati nella comunità del movimento, quindi insomma fare troppi furbi di solito alla fine porta almeno non goderne sputtanati e non avere nessun risultato. Allora, dunque, la presentazione dei delegati di lista, ecco, vorrei che fosse chiaro che cosa sono i delegati di lista, a cosa servono e che ruolo hanno. Nel senso che noi siamo stati selezionati in maniera molto informale, nel senso che mi ha telefonato a Casaleggio e mi ha detto: senti, dobbiamo scegliere i delegati di lista tra le persone che non si candideranno, quindi vorrei che a Torino facessi tu, perché di te ti conosco, eccetera, e quindi ho assistito un paio di giorni. Quindi io devo dire, io credo che valga per lui. Non ero molto contento di fare questa roba, perché per noi vuol dire del lavoro aggiuntivo a quello di consigliere comunale, che comunque è la nostra priorità, perché è quello con cui siamo stati eletti. Poi lo facciamo con piacere, perché è anche interessante, divertente, comunque una cosa di responsabilità, però appunto per noi, cioè, se qualcuno pensa che noi abbiamo brigato per fare ricevere questo incarico perché è un lavoro di potere, ci ripensi, perché non c'è nessun potere associato, c'è solo un fatto di lavoro in più, e già solo le desk che abbiamo fatto in queste settimane, tutti quelli che volevano candidarsi non sapevano dove schiacciare, dove andavano meglio, cosa fare, ci ha portato via una marea di tempo, e quindi insomma non c'è nessun tipo di potere associato, non siamo noi che decidiamo i candidati, non siamo noi, tra l'altro, che possiamo risolvere neanche i vostri problemi eventuali con lo staff di grillo, come funziona, cioè noi volentieri, come abbiamo fatto in queste settimane per chi ci ha contattato, magari
sollecitiamo, diciamo, ci risulta questa persona che non riesce a scriversi, non funziona il profilo e così via, però non abbiamo neanche noi il controllo né delle regole né del server di Beppe Grillo né di quello che scelgono di fare loro, per cui non abbiamo nessun potere particolare. E non avremo neanche il potere appunto di decidere le liste, di influenzarle in alcun modo, perché noi ci siamo impegnati a prendere quello che viene fuori dalla selezione online e poi il giorno della consegna della lista andare in tribunale e portare la lista. Noi saremmo, alla fine, anche se ci avevano giurato che non sarebbe stato così, saremmo responsabili del fatto che vengano raccolte le firme. Però anche qui, ecco, noi speriamo che succeda come, esattamente come è successo in tutte le passate elezioni a lista del Movimento 5 Stelle, cioè che appena sono i candidati che si organizzano e si gestiscono la raccolta firme, poi la campagna elettorale, eccetera. Quindi anche dal punto di vista pratico, non vi aspettate che ci sia un movimento che lavora per voi, non vi aspettate se c'è i soldi, se dovete tirare fuori voi. Non so se Beppe Grillo, fa il suo solito giro, verrà, forse faranno anche una raccolta di soldi a livello nazionale, non se ne è parlato, però come è sempre stato in passato l'idea di autofinanziarsi tra le donazioni dei candidati e le donazioni della gente, che in genere sono sempre anche piuttosto generose, e anche i banchetti per raccogliere le firme e cose del genere, ci si aspetta che siano i candidati a farlo. Dopodiché immagino, è facile pensare che noi eletti, come tutti gli attivisti del movimento che non sono candidati, saranno più che disponibili a dare una mano a fare i banchetti, cioè non è che adesso vi abbandoniamo lì e noi ci facciamo i fatti nostri. Però la responsabilità, cioè l'idea è che poi i candidati si prendano la responsabilità di seguire direttamente queste cose, quindi non aspettatevi, come succede magari in certi partiti, che tu magari ci metti la faccia e poi il partito fa tutto e ti porta lì il giorno solo semplicemente a firmare il documento, poi sei candidato, ma in buono stile movimento ci si aspetta che le persone che si sono candidate lo facciano perché hanno voglia di mettersi anche poi a fare tutta questa attività pratica, devo dire anche molto interessante, che è la raccolta delle firme e poi la campagna elettorale. Quindi questi sono i passi futuri. Sui criteri di candidatura li avete letti, noi anche lì non abbiamo nessun tipo di influenza, quindi se ci sono contestazioni sulla candidabilità di alcuni, se qualcuno ce le vuole dare, alcuni già sono venuti a dirci, ma secondo me quello là non doveva essere candidato. Noi l'unica cosa che possiamo fare è girare la questione allo Stato di Grillo, poi sono loro che decidono, quindi se c'è qualcuno candidato che non deve essere candidato o qualcuno viceversa, o qualcuno si vuole candidare e così che non ha ricevuto la mail e non si capisce perché non l'abbia ricevuta, noi possiamo girare la segnalazione, ma non siamo noi che prendiamo decisioni. In particolare, questo lo volevo dire, ci sono tre persone che a Torino sono state diffidate ufficialmente lo scorso agosto, che sono un PS sul blog di Beppe Grillo, per una serie di motivi che per tutelare loro, direi, non vorrei raccontare nel dettaglio, ma se saremmo costretti, rivedremo anche in pubblico tutte le cose che hanno fatto per arrivare fin lì. E queste persone, a quanto ci è stato detto, non saranno tra i candidati, anche se hanno ricevuto la mail famosa all'inizio, perché non erano ancora stati eliminati dall'evento. A noi è stato detto che non saranno tra i candidati, dopodiché se non ci saranno tra i candidati, cioè appunto è una responsabilità di Beppe Grillo, non nostra, quindi prendetelo Beppe Grillo. Devo ricordarvi che la scadenza per completare tutti i dati, caricare il video e il profilo è domani mezzogiorno, quindi chi ancora non ha compilato e messo il video si affretti, vada a casa, lo faccia subito stanotte o al massimo domani mattina, perché sennò poi non potrà più metterselo. In particolare tutti voi dovreste aver accettato anche la seconda parte delle condizioni delle regole online, quella che è stata aggiunta poi in seguito riguardante lo staff del gruppo parlamentare. Questo perché quando voi andrete a Roma, qualcuno di voi, nessuno di voi andrà a Roma, avrà uno staff che sarà, in realtà ci sono due tipi di staff, uno è lo staff del gruppo consigliare, quindi sono persone che lavorano per conto di tutto il gruppo nel suo insieme, che sono dipendenti del gruppo. E questo è quello che è gestito appunto dalla regola che ha messo Beppe Grillo, che dice sostanzialmente che queste persone saranno organizzate e selezionate da lui. E diciamo, a me sembra un buon principio, sia perché tra la scelta di competenze, sia per evitare il rischio che qualcuno si porti gli amici, i parenti, eccetera. C'è poi, a quanto capito, ma questo è appunto Vox Cavaleggio, però c'è ancora indagato anche loro, un fondo per avere uno staff personale, cioè una segretaria personale, che però è molto ridotto, non parlate di 1.500 euro al mese, quindi sicuramente non abbastanza da prendere un vostro amico da qua e portarlo a Roma e farlo vivere a Roma con quello che costa vivere a Roma. Qui sarà più magari del personale a Roma che qui vive facendo questa assistenza ai politici, comunque insomma, si vedrà, però non aspettatevi di avere poi tre segretari personali che lavorano per voi, quindi il lavoro poi lo dovrete fare da soli. Questo profilo, sì, ovviamente quindi, ci sono ancora diverse persone di voi che risultano non aver accettato questa seconda parte della regola della sua
sa, perché nel vostro profilo dovreste aver trovato un pulsante in cui accettavate questa roba per andare nel profilo. Se non l'avete fatto, rientrate entro sempre il giorno di mezzogiorno e cliccate accettate anche questa seconda parte, perché se non lo fate sarete eliminati dalla lista dei candidati. Per cui per poter partecipare bisogna accettare sia le regole iniziali che avete accettato cliccando sulla mail, sì o no, sia questa seconda parte di regole che è stata aggiunta in questo momento. Controllate, perché a noi risulta che tramite una segnalazione dello staff che 2-3 giorni fa ancora più di 20 persone non avessero accettato questa seconda parte. E quindi nel profilo dovreste trovare il pulsante per dire accettare. Quindi insomma. Dopodiché, legge elettorale, non so se qualcuno di voi ha bisogno di chiarimenti su come funziona la legge elettorale attuale, almeno a Camera e Senato, però vi faccio un minimo riassuntino. No, purtroppo non è che per le più voti passa. In realtà, noi siamo in Piemonte, abbiamo tra l'altro questa complicazione in più del fatto che le circoscrizioni elettorali a Camera e Senato sono diverse. Per cui per le elezioni del Senato c'è un unico grosso collegio, circoscrizione, che corrisponde alla regione, quindi tutto il Piemonte. Per le elezioni della Camera ci sono due circoscrizioni elettorali, una è la Piemonte 1, che sarebbe Torino e Provincia, e una è la Piemonte 2, che sarebbe tutto il resto del Piemonte, che sono più o meno uguali in dimensione, tant'è vero che una delle due ha 24, legge 24 deputati e l'altra legge 22, adesso non mi ricordo quale è l'una e quale è l'altra, ma comunque sostanzialmente il numero è quello. E più o meno i senatori sono più così, sempre una ventina per il Piemonte, 24 mi sembra. Quindi questo vuol dire che voi adesso sarete inseriti in questa votazione unica, quindi ci sarà un'unica classifica in base ai voti ricevuti di tutti voi. Dopodiché quelli che hanno più di 40 anni finiranno dritti nella lista del Senato e saranno intercalati con quelli che hanno più di 40 anni della seconda circoscrizione, quindi del voto separato che avverrà nella Piemonte 2, quindi Cuneo, Novara, Alessandria, eccetera, eccetera. E quindi le regole che sono state poi aggiunte, se le avete lette come chiarimento una settimana fa, dicono che appunto prendete il primo di Piemonte 1, poi il primo di Piemonte 2, poi il secondo di Piemonte 1, poi il secondo di Piemonte 2, e così si farà la lista del Senato fino a metterne 14, quindi 7 da Piemonte 1 e 7 da Piemonte 2. Tutti gli altri, quindi quelli con meno di 40 anni o anche quelli con più di 40 anni dopo i primi 7, finiranno nella lista della Camera. Dopodiché non è chiaro se poi si avanzeranno ancora candidati, se andremo a riempire in qualche modo anche i posti mancanti del Senato, insomma. Però se rimane la legge elettorale attuale, dato che le previsioni ragionevoli sono state fatte, dicono che noi dovremmo eleggere da 2 a 4 deputati, sempre che manteniamo questi sondaggi, perché qui non si sa assolutamente nulla, potremmo risvegliarci alle elezioni col 2%, magari col 50%, per cui insomma non garantisco nulla, però diciamo le previsioni ragionevoli sono che possiamo eleggere 3-4 deputati della circoscrizione del Piemonte 1 e 3-4 senatori, quindi 2 del Piemonte 1 e del Piemonte 2 per il Senato. E quindi col sistema elettorale attuale, una volta determinato il numero dei seggi, che sostanzialmente, l'algoritmo magari non c'entra niente, ma vi ho già detto prima cosa viene per le previsioni che abbiamo fatto finora, i seggi vengono assegnati in ordine di lista, quindi essendoci le liste bloccate, cosa che è stata inventata dai partiti per poter scegliere loro chi mettere, i segretari di partito, sostanzialmente i primi, chi si ritroverà in cima alla lista perché ha avuto più voti in questa selezione, passeranno e si andrà avanti nell'esaurimento. Quindi questo sistema vuol dire che capisco che si troverà magari al 7º, 8º, 10º, 15º posto della lista, potrebbe essere il fatto di dire non ho grandi speranze di essere eletto, quindi andate a cagare, non mi attivo più, eccetera. Ora, oltre all'impegno morale che vorrei, nel fatto che chi si è offerto per questa cosa ci sia indipendentemente dal fatto che sia il primo o l'ultimo della lista, in realtà dovete anche tener conto che c'è un cambio, cioè non è che entrano i primi 4 e poi il 5º non entra mai più, anzi è molto facile che se almeno se la legislatura dura tutti i 5 anni ci siano dei cambiamenti, perché come poi scoprirete magari a molti di quelli che saranno eletti dopo 1 o 2 anni diranno ma in fondo sì, guadagno cose, ma magari ho la mia attività che va rotta, la famiglia che si lamenta, e quindi secondo me ci saranno diverse persone che magari ora non passerà la mano, quindi secondo me anche il primo, il secondo dei non eletti facilmente prima o poi entreranno e magari anche qualcuno di giù, quindi insomma con in più il fattore che se tutti insieme ci sbattiamo prenderemo più voti, quindi andremo a leggere più persone, quindi magari andremo anche un po' più avanti nella lista, per cui insomma l'invito è anche in caso di lista che si è mantenuta la lista bloccata di continuare a sbattersi, perché siamo qui non solo per l'elezione nostra ma per tutto il progetto di gruppo del movimento. Se poi invece cambiasse la legge elettorale, allora le ipotesi che sono state fatte variano da una formula con i collegi piccoli tipo elezioni provinciali, che vorrebbe dire che sostanzialmente l'elezione è casuale, cioè non saremmo in grado di sapere prima chi di voi esce, perché se viene adottato quel sistema lì
viene eletto chi nel suo collegio prende le percentuali più alte rispetto agli altri collegi per quel partito. Cioè se il Movimento 5 Stelle come lista prende, che so, il 20% a Susa, il 10% da Vigliana, l'8% a Rivoli e il 4% a Torino, vengono eletti quello di Susa che ha preso il 20%, quindi a Vigliana che ha preso il 10%. Per cui a quel punto lì intanto bisogna capire come distribuire i candidati che sono scelti nei vari collegi, e poi comunque noi non essendo la prima volta che ci presentiamo alle elezioni politiche non è tanto facile capire in quali collegi prenderemo più voti, per cui sostanzialmente saranno con un random che può essere piacere o non piacere. Però questo sistema adesso è stato un po' in voga un mesetto fa, adesso sembra che non lo vogliono più. L'alternativa è un sistema misto con un pezzo di listino bloccato e un pezzo di listino delle preferenze. In quel caso lì dovremmo capire anche tra noi chi va nel listino bloccato e chi va nella parte delle preferenze, cosa che probabilmente direbbe Grillo, cioè decide a livello nazionale come fare questa lista. E poi a quel punto lì con le preferenze sarebbe concorrenza aperta tra tutti quelli che sono in lista per cercare di prendere più preferenze degli altri, e quindi torneremo a quello che dicevamo prima. Quindi la morale è che finché, secondo me, per un mesetto almeno, forse anche due, saremo lì che appesi al filo per sapere se fanno una riforma elettorale oppure no. E quindi noi nel frattempo cominceremo a raccogliere le firme, però siamo nelle mani del Parlamento attuale, quindi non siamo certo in buone mani. Ultime cose che vi devo dire, dunque raccolta firme, penso lo sapete tutti perché siete ex candidati, quindi dovreste aver già fatto una raccolta firme per una lista elettorale. Però sostanzialmente vuol dire fare banchetti in giro per i mercati, le piazze, eccetera, quando si può, e ai banchetti avere la presenza di un autenticatore che sostanzialmente nella pratica è o un consigliere comunale in carica, o provinciale, ma ovviamente non lo vediamo, o un dipendente comunale o provinciale che sia stato autorizzato a fare queste autenticazioni. Quindi la cosa che vale dire, specialmente i gruppi in giro per la provincia, è di cominciare a pensare di fare autenticatore, perché in molti casi, fortunatamente, adesso abbiamo dei consiglieri comunali, che però, lo dico anche per quanto riguarda me, hanno già abbastanza da fare come consigliere comunale, quindi verranno più volentieri quando possono autenticare i banchetti, ma non è che possono smettere di andare alle commissioni, ai consigli, a lavorare in comune per fare tutti i giorni i banchetti in piazza, autenticare le firme. Quindi insomma bisognerà cercare di trovare anche magari altri autenticatori, altre persone che possano aiutarci con la raccolta firme. Quindi ogni gruppo magari può cominciare a pensare, capire se i consiglieri che eventualmente ha sono disponibili e quanto sono disponibili, se cercare altre persone, altre persone con la possibilità per legge di farlo e che possono essere disponibili a autenticare le firme. Quante firme occorrono? Il numero? Le firme non sono molte, perché a seconda che poi adesso si vada tecnicamente a elezioni anticipate o non a elezioni anticipate, sono 2.000 o 4.000 per ciascuna delle due camere per il Senato. Credo anche che le persone possano poi firmare per entrambi, quindi insomma in realtà secondo me le firme non sono molte e magari le raccogliamo in giro due weekend, ovviamente. Però insomma comunque non fa prendere sotto gamba la cosa, quindi poi e tra l'altro ho visto ovviamente che se cambia la legge elettorale potrebbe cominciare gli altri non viene accolto. È vero che in teoria in quel caso lì potresti volendo andare a fare ricorso, perché giustamente una delle possibilità è che un cambio di legge elettorale così vicino al voto non viene dichiarato legittimo per questo motivo, perché c'è gente che da sta raccogliendo le firme che dovrebbe poi cambiare, però non è così certa la cosa, quindi insomma si potrebbe poi uno scenario un po' complicato. C'è una domanda proprio su questo, però se mi fate finire poi facciamo tutta la discussione, no? Ancora due o tre cose. Allora, il segno etico, questa è una roba che adesso magari non so se ci sono in sala Dalila, comunque sostanzialmente qui a Torino c'è stata una riunione dal basso anche piuttosto accesa con 30-40 persone, devo dire che molto stile il movimento, nel senso che non è stata organizzata da nessun eletto, ma proprio un gruppo di attivisti che ha detto ma noi queste regole di Grillo, che quelle che tutti voi avete già accettato a livello nazionale, lasciano un po' perplessi. C'era la questione del trattamento economico, che poi la chiarisco perché non era chiara, c'è stata la polemica, ma prenderanno 11.000 euro al mese. Allora io, avendo discusso direttamente con Gian Roberto Casaleggio, avendo chiamato un po', diciamo, ma che cavolo, e avendo ricevuto le assicurazioni, la regola non va interpretata come voi prendete 5.000 euro di stipendio, quindi prendete tutte le altre voci di stipendio forfettario, 1.500 euro al mese per il cellulare, 3.000 euro al mese per mangiare, cioè quelli che i parlamentari si sono dati. Il senso della regola come scritta sul blog di Grillo è che voi vi terrete 5.000 euro al mese come stipendio e poi delle altre voci vi terrete per pagare le spese effettivamente sostenute relative alle varie voci, cioè avete il cellulare, se spendete 500 euro al mese di cellulare vi verranno rimborsati 500 euro, ma se il rimborso cellulare è forfettario se andate dalla Camera è 1.500 euro, non è che vi tenete 1.500 euro per 500 pagate il cellulare e gli altri 1.000 ve li intascate.
cioè, l'idea è che dovrete documentare tutto quello che per cui chiedete il rimborso, quindi interamente quello che corrispondente a quello che avete speso, e la parte eccedente verrà restituita esattamente come tutto il resto dello stipendio. Quindi sostanzialmente il trattamento economico che ne deriva dovrebbe essere 5.000 euro per gli studenti più la copertura di una serie di spese che sostanzialmente diventano a costo zero il fatto di stare a Roma e di viaggiare da per Roma. Per cui sicuramente i viaggi da Torino o dalla casa vostra a Roma e ritorno, sicuramente l'alloggio a Roma, e poi sicuramente le spese operative, cellulare, computer, stampe, cioè tutto quello che serve oggettivamente a fare il lavoro vi sarà rimborsato a piedi vista. Per cui insomma, mi sembra già un buon trattamento, però vorrei che fosse chiaro perché nessuno poi dicesse sono deluso. Comunque, dato che questa questione del trattamento economico aveva suscitato un po' di perplessità, era stata sollevata in questa riunione anche l'esigenza di chiarire questa roba. E poi un'altra cosa che è stata sollevata è stata proprio questa dello staff, cioè la paura che le persone che vanno a Roma, o alcune cominciano magari già adesso a dire a Tizio aiutami a raccogliere voti alle primarie, in cambio io ti assumo a Roma, ti piazzo, di sistema, eccetera. Spero che non ci sia nessuno che l'ha fatto, ma a me un paio di voci sono già anche arrivato, per cui mi chiedo dove siamo capitati, ma comunque. O comunque appunto che poi una volta eletti, siccome il gruppo parlamentare facilmente dovrà fare delle nomine, anche se noi, non aspettatevi che noi saremo consultati per scegliere il consiglio di amministrazione della RAI e queste robe qua, sì, lo so, ma è la scena. Io a me spiego il telefono in 10 minuti, non è più. Comunque vabbè, non aspettatevi che appunto il gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, il parlamentare, sceglierà il consigliere di amministrazione della RAI come fanno quelli di altri partiti. Cioè, secondo me il Movimento 5 Stelle sarà tagliato fuori da qualunque tipo di nomina, non volendo scegliere compromessi di risolto queste nomine corrispondono, che vuol dire io piazzo quello che mi dice il Movimento 5 Stelle, ma in cambio metto il figlio di Bossi o allora, non credo che noi vorremmo entrare in un patto di questo genere, di va bene, votiamo il figlio di Bossi, in cambio di mettere uno nostro magari bravissimo. Per cui insomma queste saranno cose che poi saranno decise in futuro, ma. Però per cautelarci contro queste robe, diciamo che uno degli impegni che vorremmo che seguissero i nostri futuri parlamentari è quello di usare criteri trasparenti e meritocratici per la selezione di qualunque posizione venga mai chiesta al gruppo parlamentare di nominare. Per cui non mi piazzo di vice parenti, ma faccio un bando pubblico, almeno lo si può, dove c'è il tempo, raccolgo di curriculum, di pubblico, e scelgo poi alla fine in base, opinabilmente, perché poi il giudizio è sempre opinabile, ma scelgo in base al criterio di merito. Alla fine, diciamo, questa riunione che c'è stata era partita dicendo scriviamo Beppe Grillo, e probabilmente faranno anche una lettera a Beppe Grillo che gli faremo avere, chiedendo per il futuro poi anche magari di rivedere questa norma degli ex candidati e tutto. Però abbiamo cercato di trasformarla in qualcosa di produttivo e quindi è venuta fuori la proposta di sottoscrivere un impegno etico, cosa che diciamo chi è stato candidato a Torino e alle sue costituzioni già ha fatto, perché a Torino già le provinciali, poi provato le provinciali prima ancora che esistesse il movimento, poi le regionali, poi le comunali, i candidati hanno sempre sottoscritto un impegno etico. Qui sarebbe una cosa un po' diversa perché noi qui nessuno può imporre niente, quindi diciamo sarebbe una richiesta volontaria ai candidati che lo vogliono di sottoscrivere un impegno etico che qui abbiamo e poi possiamo vedere nel dettaglio, che sostanzialmente mette nero su bianco una serie di impegni aggiuntivi rispetto alle regole che voi comunque avete già accettato e che sono poi le cose che ci siamo sempre detti come movimento, cioè tra nella lista delle cose c'è che so fare ogni 6 mesi un incontro informativo, non una serata di riconferma perché non si vota e per cacciare la gente, ma almeno fare ogni 6 mesi un incontro dentro il territorio della vostra circoscrizione per raccontare come va, ricevere suggerimenti, eccetera. Sì, poi è qui adesso poi poi vorrei dare la parola anche a Davide, diciamo, ai ragazzi di questa riunione se ci sono, perché dovevano venire a parlare anche loro. Insomma, sono impegni di questo genere di contare tutte le spese che fanno, e tra l'altro è lo stesso impegno che è stato firmato dai candidati di Torino, delle circoscrizioni, le uniche cose cambiano, ovviamente cambiando il gruppo consigliere comunale, il gruppo parlamentare e così via, le uniche cose aggiuntive sono il chiarimento di questa, del trattamento economico e il chiarimento di questa roba dello staff. Dopodiché abbiamo deciso anche per complicare la cosa, siccome non ci mettevamo d'accordo su qual è la penale che voi vi impegnereste a versare nel caso cambiate il gruppo, perché uno degli impegni che non c'è a livello nazionale, c'è un metodo per cacciarvi via, che secondo me potrebbe anche essere utile, però non c'è scritto una cosa secondo me è importante, cioè che voi vi impegnate a non andare in un altro partito dopo 5 minuti che siete eletti o comunque durante la durata del nostro mandato. E allora in questo caso l'impegno etico aggiuntivo dice se io mi impegno a non andare, cioè, nel caso poi invece lo facessi mi impegno a versarmi una cifra, una penale economica, nel solo caso in cui se io cambi gruppo, insomma.
Però la cifra per due consiglieri comunali di 2.000 euro al mese, per voi volevo metterli più, io ho suggerito 5.000, ma i ragazzi ci sono almeno 8.000, insomma alla fine c'è la gara, abbiamo deciso che ogni candidato può decidere quanto si sente di scommettere sul fatto che lui ha la fedele al Movimento 5 Stelle e non cambierà nulla. Però questa roba ribadisco è assolutamente volontaria, adesso poi magari ne parliamo più nel dettaglio, quindi ognuno di voi può liberamente dire io non lo voglio sottoscrivere, io lo voglio sottoscrivere. L'intenzione ovviamente è che anche l'elettore che vi deve votare, dal fatto che voi sottoscrivete o non sottoscrivete questi impegni, può decidere se vi ritiene adatti o non ritiene adatti. Però è una roba doppiamente volontaria, sia da parte dei candidati che firmarlo, sia da parte degli elettori che ne hanno considerato. Dopodiché, dopo questa cosa, i punti sostanzialmente, finisco l'ultima cosa, poi vediamo di organizzare un po' una discussione magari sui punti. Oltre a questo, le altre cose di cui dovremmo discutere stasera sono, secondo me, due. La prima è se vogliamo cercare di organizzare una qualche forma di presentazione dei candidati al pubblico. Allora, noi non abbiamo insistito più di tanto nel cercare di organizzarla perché, come vi ho detto prima, è abbastanza difficile pensare di organizzare una roba del genere, perché appunto o si fa una roba lunga una settimana, ma allora poi sono i votanti che non stanno di una settimana a vedere tutti i candidati, oppure si fa una roba talmente compressa che di fatto parlate due minuti a testa e allora alla fine non trovare che la gente si guardi il video online. Quindi io sono un po' scettico su questa roba dell'incontro di persona, però tanta gente ha detto no, noi vogliamo vedere i candidati in faccia, parlarli. Quindi cioè, io sto pensando anche alle cose più strane, tipo semplicemente fare un incontro libero in cui abbiamo tutti i candidati seduti in una sedia e chi vuole va a parlare con uno o con l'altro. Cioè una specie di speed date, esatto, tra candidati e elettori. Cioè, possiamo inventarci le cose che sudano, o piuttosto la cosa più normale sarebbe dire diamo due minuti a testa alla persona che viene qua davanti col microfono, dice, si presenta, così semplicemente almeno lo vediamo parlare, poi non so in due minuti che si può capire, ma almeno magari per capire chi è un po' più sciolto davanti al microfono. Facciamo un soprattutto per capire quali abbiamo stasera, ma chi sono, almeno va bene, ci faccio un'altra di mano di chi è candidato. Alzatevi in piedi, dai! Dutto. No, così però non siamo più puntati. No, non riusciamo a puntarvi, state seduti con la mano. No, state seduti con